L'ho trovato molto attuale in questo proprio preciso momento perché siamo, secondo me, un po' portati a nutrire i pensieri negativi nel momento in cui le cose non vanno magari propriamente bene, siamo preoccupati, tutto quanto. Tendiamo ad andare un po' dietro al pensiero negativo e a costruire il negativo sul negativo e andare avanti. E questa è una cosa che lui dice, vi leggo, dice, dobbiamo opporci all'aggregazione. Cioè ad aggregare il pensiero negativo insieme ad altro pensiero negativo e dice non nutrite le particelle karmiche negative, limitatevi a benedirle e a congedarle. Se un pensiero negativo vi passa per il capo, ricordate la prima legge della libertà, non nutritelo. Quindi è sostanzialmente quello che facciamo anche quando meditiamo, ci arrivano dei pensieri, noi semplicemente li lasciamo, ce li lasciamo fluire dentro, li lasciamo andare, anche con amorevolezza. Quindi nel momento in cui ci arriva un pensiero negativo, lui dice non trattenetelo, non nutritelo, non metteteci sopra dell'altro, lasciatelo semplicemente andare. E questa cosa del non nutrire il pensiero negativo, trovo che sia in questo momento di fondamentale importanza. Quindi volevo fare una pratica incentrata sull'apertura del petto in modo tale da poter accogliere quello che arriva, anche il pensiero negativo, ma lasciandolo scivolare, lasciandolo scorrere. E quindi abituando anche la nostra mente a nutrire solo il pensiero positivo e invece a lasciare, come dire, sciogliere quello negativo. Mi metto al tappetino. Spero che mi sentiate, mi vediate tutte bene. Portate le mani sulle ginocchia. Distendete bene la colonna vertebrale. E facciamo un attimo di raccoglimento, chiudete gli occhi. Fate qualche respiro. Leggero, ma consapevole. Cioè siate coscienti dell'aria che entra all'interno del vostro corpo e che ossigena tutti i vostri organi, tessuti, il sangue. Immaginate questo respiro come un balsamo che ammorbidisce scioglie. Rilassa. E se un pensiero negativo compare adesso o nel corso della pratica, semplicemente sorridetegli e lasciatelo andare. Portate le mani davanti al petto. Iniziamo la pratica cantando una volta il mantra di invocazione Anusara e chiudiamo con una Om. Inspirate l'aria.
Lentamente piegate il capo verso le mani. Riaprite gli occhi. Ciao ragazze. Benvenute. Ci portiamo a quattro zampe. Attenzione alle fondamenta. Braccia sotto le spalle. Polsi in linea con le vostre spalle, dita delle mani aperte, ginocchia larghe quanto il vostro bacino, dorso dei piedi a terra. Contraete bene l'addome, inspiratevi in arcato, guardate leggermente in avanti, vi distendete ed espirando portate il dorso verso il soffitto e lo sguardo all'ombelico. Inspirate, guardate in avanti, vi distendete. Espirate, dorso al soffitto, sguardo all'ombelico. Andate avanti con il movimento del gatto bocca, seguendo il ritmo del vostro respiro. E ricordatevi sempre che è il respiro che muove il corpo. Quindi fate parte del respiro e seguite con il movimento. Inspirate, portate il bacino verso i talloni, sollevate il bacino verso l'alto, Adho Mukha Svanasana, espirate. Distendete bene la schiena, allungate i laterali del busto. Mantenete i talloni sollevati, le ginocchia piegate. Inspirate, ritornate a quattro zampe. Ancora inspirate, guardate in avanti, distendete. Espirate, dorso al soffitto, sguardo all'ombelico. Inspirate, guardate avanti, distendete. Espirate, dorso al soffitto, sguardo all'ombelico. Fate ancora un po' il movimento del gatto bocca. Al termine del secondo movimento, inspirate, portate il bacino sui talloni e espirate, Adho Mukha Svanasana. Allontanate bene il tappetino da voi. Inspirate, tavolo, spalle sopra i polsi, contraete l'addome e espirate, Adho Mukha Svanasana. Sempre ginocchia piegate, talloni sollevati, ancora inspirate, tavolo, spalle sopra i polsi, addome contratto, espirate, Adho Mukha Svanasana, vi riportate in distensione. Tre respiri lunghi e profondi qui. Inspiratevi, riportate a quattro zampe ed espirando, mantenendo i piedi ben puntati dietro di voi, scendete in Anahatasana, portate la fronte sul tappetino, distendete i laterali del busto, salite sulla punta delle dita delle vostre mani. Le braccia sono attive.
ammorbidite il petto. Inspirate lentamente le ternate, quattro zampe, espirate ancora Adho Mukha Svanasana, alto bacino dietro di voi, allontanate dal centro del petto, spingete forte il tappetino lontano da voi, dal centro del petto, distendete la schiena e spingete un pochino di più il bacino verso l'alto e indietro. Respirate. Inspirate il tavolo, spalle sopra i polsi, addome contratto, mantenete la postura, braccia forti, espirate, Adho Mukha Svanasana. Ora distendete in modo alternato, prima una gamba, poi l'altra, spingendo il tallone della gamba distesa verso il tappetino. Fermate il movimento, portate entrambi i palloni verso il tappetino, allontanate bene il tappetino da voi, inspirate tavolo, spalle sopra i polsi, espirate Adho Mukha Svanasana, inspirate, portate la gamba destra alta dietro di voi, espirate ginocchio destro al gomito destro, vi portate in tavolo. Espirate, Adho Mukha, riportate la gamba alta dietro di voi. Inspirate, ginocchio al gomito tavolo. Espirate, gamba in alto. Adho Mukha con la gamba sollevata. Espirate ancora una volta. Ginocchio al gomito. E poi riportate il piede a terra, siete di nuovo in Adho Mukha. Distendete bene la schiena, inspirate, sollevate la gamba verso l'alto, espirate, portate il ginocchio al gomito, inspirate ed espirate, ritornate in Adho Mukha con la gamba sollevata, la sinistra. Poi di nuovo espirate, portate il ginocchio al gomito, ancora gamba verso l'alto, espirate, l'ultima volta, ginocchio al gomito, addome contratto, mantenete e poi vi rivoltate in Adho Mukha con entrambi i piedi a terra, respirate, portate le ginocchia a terra, allargate le ginocchia quanto il tappetino, unite gli alci verso uno verso l'altro, fronte a terra, Balasana. Lasciate andare le tensioni che potrebbero essersi manifestate, soprattutto a livello del collo. Respirate dove sentite le tensioni per sciogliere. Poi inspirate lentamente, vi riportate a quattro zampe. Siamo qui a quattro zampe, puntate bene i piedi dietro di voi. Ora inspirate e portate il piede destro fuori dal tappetino,
mantenendo il ginocchio dov'è. Quindi fate ruotare, fate perno sul ginocchio e portate il piede all'esterno del tappetino. Distendete il piede sinistro dietro di voi e lo portate sul taglio interno. Quindi appoggiate in questo modo il taglio interno del piede sul tappetino. Poi inspirate, portate la mano sinistra sul fianco e sollevate la gamba sinistra. Braccio verso l'alto. Mantenete la posizione per chi vuole lo sguardo alla mano. Poi ispirate, tornate, riportate la mano sinistra a terra, ginocchio sinistro a terra, riportate all'interno del tappetino il piede destro e lo facciamo dall'altro lato. Quindi portate il piede sinistro, appoggiate l'avampiede all'esterno del tappetino, portate il piede destro dietro di voi e state sul taglio interno del vostro piede destro, inspirate, portate la spalla destra verso l'alto e portate la mano destra al fianco destro. Inspirate, sollevate la gamba destra, portate la mano destra verso l'alto. Respirate, mantenete. Ed espirate, lentamente tornate, riportate le ginocchia al tappetino e espirate ad un kashanasana. Distendete bene la schiena. Inspirate il tavolo, spalle sopra i polsi. Espirate lentamente, piegate i gomiti, scendete al tappetino, portate la fronte a terra, dorso dei piedi a terra, attivate i quadricipiti. Attivate l'addome, inspirate, ruotate le spalle, sollevate il baby cobra. Aprite bene il petto. Espirate giù. Inspirate quattro zampe. Espirate Adho Mukha Svanasana. Distendete bene la schiena. Ancora inspirate a tavolo, spalle sopra i polsi. Portate il ginocchio destro dietro al polso destro. Ci ritroviamo qua nella preparazione al piccione, Prajnaparamita. Salite sulla punta delle vostre mani, delle dita delle vostre mani. Portate il dorso del piede sinistro a terra ed espirando scendete con il bacino, scusate, con il busto a terra. Se riuscite portate la fronte a terra. Importante, ragazzi, è che non andiate a collassare con il fianco. Non questo, non il fianco che scende a terra, ok? Ma le gambe stringono una verso l'altra, voi dovreste poter stare anche così, quindi le gambe stringono una verso l'altra e vi sollevano. Con questa forza che avete al centro potete scendere e appoggiare la fronte a terra se riuscite, altrimenti potete appoggiare gli avambracci, va benissimo, comunque, dove riuscite ad arrivare va bene, ok?
Poi inspirate, lentamente vi risollevate, siete appoggiate alle vostre mani sulla punta delle dita. Provate a sollevare il piede sinistro e ad avvicinarlo, portandolo il più possibile perpendicolare. E state. Poi espirate, lo portate giù, portate le mani a terra, piede destro accanto al sinistro, Adho Mukha Svanasana. Respirate, ammorbidite il petto. Inspirate il tavolo, spalle sopra i polsi. Espirate, scendete con i gomiti a terra, dorso del piede, piede a terra, fronte a terra, attivate i quadricipiti, l'addome, inspirate, vi aprite del cobra. Espirate giù, inspirate quattro zampe, espirate, Adho Mukha Svanasana. Inspirate il tavolo, spalle sopra i polsi, portate il ginocchio sinistro dietro al polso sinistro e la caviglia destra, sinistra dietro al polso destro. Quindi in teoria si potrebbe avere la tibia sinistra sulla stessa linea dei polsi. Inspirate, distendete bene la schiena e allungate. Se vedete che siete troppo chiusi, potete scivolare un pochino indietro con il ginocchio destro e aumentare un po' di più l'apertura delle vostre cosce. Respirate, mi raccomando, contraete bene l'addome, non dovete sentire dolore alle lombari. Quindi, se sentite dolore, provate a stringere di più una gamba verso l'altra in modo tale da avere meno impatto e stringete l'addome. Poi scendete con le mani, allungate bene la schiena, portate la fronte a terra se riuscite. Respirate, non collassate con il bacino, col fianco sinistro a terra, ma mantenete il bacino sollevato. Inspirate, lentamente vi sollevate, controllate che sia tutto attaccato, poi sollevate il piede destro e cercate di portare il vostro piede, la vostra tibia destra perpendicolare rispetto al tappetino. Aprite il petto, respirate. Espirate, lasciate andare il piede destro e vi portate nuovamente a quattro zampe. Vi sollevate sulle ginocchia. Siamo in questa posizione. Facciamo un'altra apertura del petto. Allora, salite sull'avampiede, perché non vorrei che fosse troppo intensa, poi al limite se sentite che potete fate un secondo step dove scendete sul dorso del piede, comunque ve lo faccio vedere. Allora iniziamo, facciamo qualche piccola ripetizione di questo, portate le braccia in avanti, inspirate, distendete bene la schiena ed espirando scendete dove dovreste formare come una Z. Inspirate, tornate, espirate, scendete, inspirate, tornate, espirate, scendete, contraete bene l'addome, inspirate, tornate, espirate, scendete. Quando siete qui, portate la mano destra e la mano sinistra sui talloni e riportate le cosce
più o meno verticali. Aprite bene il petto, guardate verso l'alto. Respirate. L'addome sostiene, glutei contratti, stringete bene una gamba verso l'altra, poi richiamate un pochino in giù con il bacino e riportate le braccia orizzontali e risollevate. Proviamo a farlo anche con il dorso dei piedi a terra. È un po' più intenso, se vedete che non ce la fate, ci vuole molta forza di quadricipiti, molta forza di addome, ma quando si scende non dovete sentire fastidio assolutamente alle lombare. Quindi, dorso dei piedi a terra, spingete bene con il dorso dei piedi a terra perché vi dà moltissima forza. Braccia avanti. Inspirate, distendete la schiena, espirate, scendete. Inspirate su, espirate giù. Inspirate su, espirate giù. Ancora una volta. Inspirate su, espirate giù. Portate entrambe le mani sui piedi. Riportate il pube in avanti, aprite bene il petto, guardate verso l'alto. E respirate. Io non vado troppo indietro col collo perché ho problemi di cervicale, ma chi non ha problemi di cervicale, solo chi non li ha, può anche scendere con lo sguardo e guardare dietro. Poi inspirate, risalite. E lasciate la posizione. Questo è bello intenso per i quadricipiti. Se l'avete fatto bene dovreste sentirli in fiamme, più o meno. Vi riportate a quattro zampe, unite gli alluci, allargate le ginocchia e facciamo un secondo ed ultimo balasana. Lasciate andare tutte le tensioni. Utilizzate la balasana per distendere la colonna vertebrale, per ammorbidire il bacino verso il basso. Se volete potete distendere le braccia più in avanti, salire sulla punta delle dita e fare un balasana attivo. Inspirate lentamente, vi risollevate, siamo in Virasana, portate le mani a terra, espirate, siamo quattro zampe, espirate, Adho Mukha Svanasana, distendete bene la schiena, respirate. Inspirate, portate il piede destro verso l'alto, distendete bene la gamba destra, espirate, piede destro in mezzo alle mani. Siamo in fondo alto, portate ginocchio a terra, fondo basso, dorso del piede a terra. Inspirate, vi distendete,
Alzate bene il busto, aprite il petto, inspirate, portate il braccio sinistro verso l'alto, braccio destro verso l'alto, mirando preparazione, variante con il ginocchio a terra. Portate le mani dietro al bacino, unite le vostre mani, incrociate le dita delle vostre mani, non perdete la stretta al centro, stringete sempre bene una gamba verso l'altra, inspirate, portate un gomito verso l'altro per aprire maggiormente il petto. Respirate. Mantenendo questa apertura del petto, mantenendo questa stretta al centro, allontanate le mani dal bacino, aprite maggiormente il petto, guardate leggermente in alto. Espirate, lasciate, portate entrambe le mani all'interno del vostro piede sinistro, aprite la punta del piede, scusate, destro, aprite la punta del piede destro di 45 gradi, portate la mano destra sul ginocchio destro ed espirando portate il ginocchio verso destra e la spalla destra verso l'alto. E respirate. Inspirate, tornate, riportate il piede destro al suo posto, ora portate il piede destro accanto a sinistra, ad Adho Mukha. Distendete la schiena, allungate. Inspirate, sollevate la gamba sinistra verso l'alto, espirate, piede sinistro in mezzo alle mani, ginocchio destro a terra, dorso del piede a terra, fondo basso, inspirate, sollevate, allontanate bene la coscia da voi. Inspirate, portate il braccio destro verso l'alto, braccio sinistro verso l'alto, aprite bene il petto, respirate, sentite il respiro, l'energia del respiro che scioglie. Poi espirate, portate entrambe le mani dietro al bacino. Intrecciate le dita delle mani dietro al bacino e fate l'azione di portare un gomito verso l'alto. Quindi aprite bene il petto, guardate in avanti. Poi allontanate le mani dal vostro bacino, distendete le braccia, aprite maggiormente il petto. Inarcate un pochino di più la schiena, ma state attenti alle lombare, proteggetele, contraendo l'addome e respirate. Poi lasciate la postura, portate entrambe le mani a terra, all'interno del piede, ruotate la punta del piede sinistro di 45 gradi verso l'esterno, mano destra a terra, mano sinistra sul ginocchio sinistro,
Inspirate, distendete bene la schiena ed espirando, spingete il ginocchio sinistro verso l'esterno e contemporaneamente portate la spalla sinistra verso l'alto. Respirate. Poi inspirate, tornate, riportate la mano sinistra a terra, piede sinistro accanto a destro, Ardha Mukha Svanasana. Ammorbidite il petto, allungate i laterali del busto. Poi inspirate, portate le ginocchia a terra. Ci stiamo muovendo verso la nostra postura finale, che sarà la selvaggia, che mi sembra molto adatta come simbolo di apertura verso tutto quello che deve arrivare, ma apertura gioiosa, perché se noi ci apriamo in modo gioioso a quello che deve arrivare, automaticamente il pensiero negativo ha molto meno terreno fertile. Quindi quello che mi viene in mente quando leggo di non coltivare il pensiero negativo, di non nutrirlo, mi viene proprio in mente quando ho un bel giardino con tante cose meravigliose, è il momento di mettere il concime nell'acqua per innaffiare le piante e io innaffio le mie piante, ma innaffio anche le erbacce, quelle da estirpare. Quindi non nutriamo il pensiero negativo, non lo facciamo, perché nutrendolo diventa più forte. È un esercizio, noi come facciamo sempre lo pratichiamo sul tappetino per imparare in modo più semplice come praticare poi nella vita. Allora, vi faccio vedere la selvaggia, anche se comunque l'abbiamo già fatta insieme. Vi dico per favore di non forzare la postura, quindi se vedete che comunque avete delle difficoltà o avete dei dolori, fermatevi. Lo faremo in due step. Partiremo da tavolo, poi da tavolo ci sposteremo a... Vi faccio vedere. Invece di dirvi dei nomi, ve lo faccio vedere, che è più facile. Facciamo, siamo a quattro zampe, guardatemi prima, poi lo facciamo insieme. Siamo a quattro zampe, distendiamo prima un piede, poi l'altro e siamo in tavolo. Poi uniamo i piedi dietro di noi, ci portiamo sull'altro esterno del piede destro e ci prepariamo per la sistasana. Quindi, addome contratto, solleviamo il bacino. La mano è sul fianco, distendiamo verso l'alto e va bene già così. Per chi vuole, il piede sinistro va dietro, spinge ulteriormente il bacino verso l'alto, si apre maggiormente il petto e ci si distende. E quando si vuole, si ritorna. Ok? Lo facciamo? Quattro zampe. Partiamo con il lato che vi ho fatto vedere, così vi vedete frontalmente, più semplice. Quattro zampe, contraete bene l'addome, distendete prima la gamba destra e poi la gamba sinistra e siamo in tavolo. Unite i piedi uno con l'altro e poi scendete con entrambi i piedi sul lato esterno del piede destro. Ok? Allontanate bene il tappetino da voi, non collassate col bacino, ma mantenetelo sollevato. Distendete il braccio sinistro verso l'alto. Poi portate il piede sinistro
dietro al ginocchio destro, aumentate l'apertura del petto, spostate il braccio sinistro indietro, sguardo verso l'alto. E quando volete, espirate e tornate. Facciamo 10 secondi di pausa, più che per voi per me, perché l'ho fatto due volte di seguito. Ok, mi giro così, lo facciamo dall'altra parte, mi vedete comunque. Allora, quattro zampe. Distendete prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Salite sul taglio del piede sinistro e portate la mano destra sul fianco destro. Sollevate bene il bacino, mantenetelo con forza. Braccio destro verso l'alto. Poi portate il piede destro dietro di voi, sollevate maggiormente il bacino, aprite il petto, spostate la mano destra dietro di voi, guardate verso l'alto. E quando volete, scendete lentamente. Tutto bene? Bene ragazze. Allora, distendete. Sì, dobbiamo muoverci, siamo in ritardo. Distendete le gambe in avanti, spingete bene con i talloni a terra e portate le mani dietro al bacino. Allungate bene la schiena, distendete. Allontanate le spalle dal collo, scusate dalle orecchie, respirate. Sollevate le braccia verso l'alto, inspirate e allungate ed espirando lentamente perché è compensazione, quindi molto lentamente. Scendete in avanti, non afferrate niente, portate semplicemente le mani all'alto delle vostre gambe. Questa è una postura di compensazione perché abbiamo fatto una grande apertura del busto, abbiamo sforzato un po' le lombari, quindi andiamo a chiudere, ma senza forzare. Usate il respiro per distendere e ammorbidire. Poi inspirate lentamente, tornate. Li portate con la schiena a terra. Ginocchio al petto. Dondolate leggermente a destra e a sinistra. Fate un bel massaggio alla vostra zona lombare. Lentamente, con cura. Poi fermate il movimento, allungate le gambe verso l'alto, afferrate le cosce con le mani, allontanate le cosce da voi, con le mani lì opponete.
ginocchia stirate, portate entrambe i piedi a terra, braccia cactus, portate, incrociate la gamba destra sulla sinistra, inspirate, distendete bene la schiena ed espirando scendete con entrambe le gambe a destra. Sguardo a sinistra. Lasciatevi andare completamente in questa torsione. Aumentate tutte le tensioni. Inspirate, tornate, cambiate l'incrocio delle gambe, la sinistra sulla destra e scendete, espirando a sinistra, sguardo a destra. Inspirate, tornate, lasciate l'incrocio, distendete prima una gamba poi l'altra, portate entrambe le braccia dietro alla testa, distendete tutto il corpo per l'ultima volta, allontanate le mani, i piedi dal corpo, allungate bene, inspirate ed espirate, portate le braccia lungo il busto. Dorso delle mani a terra, lasciate scendere lateralmente le punte dei vostri piedi e rilassate completamente in Shavasana. Imparate a riconoscere il pensiero negativo con moralità. Un altro colore. Non aprite. Lasciatelo piccolo. Lentamente riprendete il contatto con il vostro corpo. Fate un paio di respiri più profondi. Tirate le gambe. Riportate sul fianco destro.
Lentamente vi portate a sedere. Mantenete gli occhi chiusi.